mi ha onorato della sua amicizia. Ci frequentavamo spesso. Era una festa andarlo a trovare in teatro, quella era la sua casa naturale. Ha fatto anche degli sforzi fisici enormi per riuscire a recitare. L'ultima volta, l'ultimo Natale in casa Cupiello, veramente sembrava che non dovesse farcela. Ma poi, come lui diceva spesso, la fatica e il palcoscenico lo annulla. Il piacere, la gioia dell'applauso è una grande medicina. È stato un attore sincero, affettuoso, rispettoso tanto dei giovani. Le sue compagnie erano piene di ragazzi, quindi ha fatto anche da maestro. Non solo era l'ultimo grande di De Filippo, ma era una persona che davvero ha speso la sua vita fino all'ultimo per questa difficile arte, quindi è bello ed è importante ricordarlo e portare avanti il suo ricordo. Includere il lavoro di una dinastia teatrale che ha dato non solo alla mia città, Napoli, quello che ha dato, ma all'intera cultura nazionale e internazionale. La tristezza dell'amico che scompare si aggiunge alla tristezza di un mondo che scompare. Un pezzo del teatro napoletano, del teatro italiano che se ne va via, i tempi che cambiano e quindi ci fa grande dolore. Poi a questo si aggiunge il ricordo personale di una persona gentile, disponibile, accogliente, di un grande artista. Ha un ricordo che tiene nel cuore? La sua gentilezza, la sua capacità di essere sempre, avere questo tono di voce così pacato, così gentile e accogliente, che rimaneva tale anche sulla scena. Questa è una cosa che io apprezzo moltissimo, mi piace tantissimo.